c'è anche il segretario provinciale in sala, non so se vuole dare un saluto. Come? Buonasera, sì. Io sì. Sono l'ex segretario. Preferiremo lasciare. Non ti preoccupare. Non sono stato mai fatto deputato come te. Prego. Prego, allora, ascoltiamo prima le voci del dissenso. No, parla prima tu, ma non c'è sera. Vediamo chi è da dire. Che bel circo. Ah, ottimo. Perfetto. Siamo il Partito Democratico. Il Partito Democratico. La democrazia del circo è questa. Vado, mi fermo. Vado. Forse qualcuno potrebbe darci l'ausilio dell'energia elettrica, non so se è possibile, possiamo chiedere una cortesia per qualche minuto. Comunque, se invece ci sono problemi di energia elettrica in questo lato del palazzo, insomma, la tensione si respira, è evidente, quindi bisogna essere molto molto sereni, come dice Renzi, no? Bisogna stare sereni. Bisogna stare sereni perché diversamente poi non si porta a casa i risultati. Quindi io volevo innanzitutto ringraziare perché dopo il risultato di domenica sera non c'è stata l'occasione con tanti di voi di ritrovarsi, ci siamo sentiti, alcuni sono venuti a salutare in questi giorni e penso che ci sta che dopo qualche ora, io direi in questo caso c'è circa una settimana, siamo a un passo anche dall'assestamento della parte procedurale di questo congresso, cioè credo che forse lunedì ci sarà ancora una riunione della Commissione regionale di garanzia che sta ancora aspettando qualche verbale, qualche ricorso, insomma si va consolidando un risultato che ci vede suffragati da circa 33.500 consensi, che sono un'enormità, assolutamente un'enormità, è una pagina bella di democrazia che ci ha consentito di dire che ci siamo, che siamo in quasi tutti i comuni campani, che siamo stimati, che siamo votati, che siamo voluti. Ovviamente nel tempo magari queste assemblee le faremo anche in altre federazioni, insomma continuerà un percorso di lavoro che è solo iniziato con questo primo importante traguardo, quello di qualificare una proposta importante che entra in maniera anche roboante, oserei dire clamorosa, sulla scena della vicenda interna campana, con un risultato che appunto possiamo dire a peso grosso si attesta intorno al 30%. Il 30% che noi raggiungiamo, come sappiamo, possiamo dire quasi a mani nude, perché dall'altro lato avevamo schierate truppe importanti, degne di massima considerazione per la forza, per la storia, per il radicamento, decine e decine di parlamentari, decine di consigli regionali, decine, anzi centinaia di sindaci, di amministratori, di operatori che hanno la possibilità di indirizzare sulle loro opzioni messe di consensi che abbiamo anche poi registrato nei risultati di domenica sera. Io ho scritto una lettera, l'ho scritta semplicemente, non l'ho inviata, adesso la volevo leggere, che credo che debba essere una valutazione condivisa quella sul gesto
di conclusione del dibattito congressuale, cioè rischiamo di fare prima noi, perché ripeto, la commissione sta ancora lavorando a qualche aspetto di dettaglio, però il risultato ormai c'è. Una lettera indirizzata alla segretaria regionale, alla quale io ho fatto gli auguri martedì sera, mercoledì mattina, insomma, qualche ora dopo l'assestamento del dato, per chiedere innanzitutto una condivisione di sguardo sull'orizzonte di vita del Partito Democratico in Campania. Noi durante la fase pre-congressuale abbiamo inutilmente chiesto, così collochiamo anche le ragioni di questa, tra virgolette, protesta barra proposta, perché la proposta è quella che sto dicendo, ma affonda le radici in una fase preliminare. Sia io che il candidato Grimaldi abbiamo chiesto a più riprese la possibilità che la costituzione dei seggi di un passaggio così importante per la vicenda interna del Partito Democratico fosse organizzata in maniera tale da assicurare una piena terzietà nella gestione delle procedure di voto. Purtroppo la Commissione regionale non ha seguito queste nostre richieste e però quando non si tiene conto di richieste che incrociano il sentire comune, i fondamentali della organizzazione democratica, poi il rischio di sgualcire l'interpretazione del risultato è alto, e così è stato anche questa volta. Ma qual è la preoccupazione? È la preoccupazione sul futuro. Se noi non arriviamo ad evitare questa fase ulteriore, critica, ma critica dall'etimo, cioè quindi come opportunità di crescita e di scelta, perdiamo un'occasione. E io quando domenica mattina stavo per portarmi a Napoli e poi proseguire anche in serata verso Roma, perché non ho nessuna confidenza con lo spoglio, perché lo spoglio secondo me è un momento simpatico ma burocratico, quello che è successo, quello che si doveva fare è stato fatto. Però sono stato raggiunto da una serie di telefonate, tutte provenienti da Salerno e provincia, per cui ho detto cambio i programmi e vado a vedere che cosa sta accadendo. La lettera quindi muove da queste tensioni, da queste difficoltà, per dire facciamo un cambio radicale di approccio alla gestione di queste occasioni interne di consultazione, che valgono molto molto di più se pensate che in base a consultazioni quali le primarie per la segreteria nazionale abbiamo scelto il Presidente del Consiglio, non ce ne eravamo accorti, ma il valore delle primarie è talmente incisivo e permeante che da quel risultato dell'8 dicembre è dipeso un cambio di governo che oggi salutiamo e che hanno appena giurato i ministri. Noi facciamo gli auguri a loro perché loro tramite facciamo gli auguri all'Italia. Quindi dalle primarie dipende tanto, dipende molto, in qualche caso dipende tutto. Se andiamo avanti e collochiamo la relazione fra questo strumento e la riforma elettorale, che punta nell'accordo almeno, per quanto si possa poi tenere, alla selezione della deputazione con un sistema che va sotto il nome di Italicum ad oggi, che vede liste bloccate, corte, in collegi un po' più piccoli di quelli dell'ultima occasione,
Beh, comprendiamo tutti che ancora una volta dalle primarie dipenderà molto, se non tutto, perché con le primarie selezioneremo gran parte. E perché lei non l'ha fatto quando è stato eletto parlamentare? Rispondo a tutte le domande. No, perché non ne sanno l'ha fatto quando è stato eletto parlamentare? Come gli altri? Come gli annunci, con la vita, con tutti quanti? Le rispondo fra due minuti. E, ma ci tengo a rispondere, la ringrazio per la domanda. E quindi comprendiamo tutti che dalla modalità di gestione di questo passaggio dipende qualcosa di significativo, cioè l'ingresso in Parlamento, per esempio, con l'Italia. Quindi noi dobbiamo cogliere, credo, tutti quanti insieme, senza distinzione, diciamo, di sensibilità, di filiera, di provenienza, di appartenenza, cogliere fino in fondo questa occasione, che è quello che dice la lettera che adesso vi leggerò, per statuire in maniera irreversibile, ma anche perché secondo me è ineluttabile, che il passaggio delle primarie sia disciplinato esattamente come sono disciplinate le elezioni, né più né meno. Non c'è molto da inventare poi alla fine. Dio solo sa, insomma, quanto sia importante. A volte anche alle elezioni, per 10 voti e 15 voti e 30 voti, alle regionali è successo due volte a Salerno, una volta tra me e Picca, una volta tra Piccarone e Paliante, se non mi sbaglio. Cioè, per poche manciate di voti, cioè decine di voti, si diventa o no consigliere regionale, si diventa o no legislatori, si inizia, diciamo così, un percorso importante dal punto di vista del protagonismo politico. E quindi è veramente un passaggio decisivo, di crescita possibile per la nostra vicenda in Campania. Noi stiamo trasformando questo elemento che si è, come dire, rivelato essere anche un po' un vincolo, una camicia di forza, una tensione a tratti negativa che ha portato all'emergere di istintualità che portavano alla definizione di accordi, in qualche caso, diciamo, sia a nostro favore, in qualche caso a nostro danno. Non è questo l'importante, perché poi il risultato in questa vicenda non cambia. Qualcuno dei nostri amici ha lucrato, ha rubacchiato 30 voti, qualcun altro ne ha perso 300. Di che stiamo parlando? La politica ha lo sguardo sempre sul futuro, sull'orizzonte. E l'orizzonte per noi deve essere un registro diverso sulla gestione di questi processi fondamentali per la selezione della classe dirigente. Questo è il portato finale, diciamo così, di questa azione, che non riesce, evidentemente, forse proprio perché distante dal cliché, dallo standard dei comportamenti classici, a rappresentarsi per quello che vuole e per quello che vale. Questo, diciamo, sia anche questo è un punto di lavoro. Si fa quasi fatica a dire che si punta esattamente, diciamo così, no? Al minimo per tutti e non al massimo per sé. E anche questo io credo sia una bella novità che dobbiamo far attraversare elementi, diciamo così, di tutti e di ciascuno. Quindi questa è la proposta principale. Noi siamo ad un passo anche da un passaggio delicato, per questo c'era bisogno oggi, al di là del brindisi che poi faremo per il mio imminente compleanno, di parlarne, perché c'è da decidere se questa è la cosa più giusta da fare, se e come continuare a tenere in tensione il partito regionale con un gesto fermo ma garbato, perché al di là adesso della luce che non c'è o del bagno chiuso, finora tutto si è svolto, no?
nella norma, diciamo, di una civile protesta in cui ognuno sacrifica un pezzo a favore della dialettica interna, ancorché, come dire, collocata in una dinamica di tensione continua. Perché? Perché siamo alla, siamo alla vigilia del voto di fiducia al governo, e quindi la condizione che ci vede qui, insomma, ancora un po' diciamo, tra virgolette, costretti dalla scelta che abbiamo fatto, è anche questa nelle nostre mani. E quindi il dibattito questa sera, ma io sto per concludere perché poi mi serve due minuti alla fine, è la risposta al Signore prima di chiudere, va valutata insieme. Perché ieri sera, in occasione di Matrix, anche questo va detto, che non abbiamo potuto registrare qui con questa scenografia, lì sarebbe sentita, sì, come dire, una condizione un po' più carina da studio televisivo come questa, però poi le cose accadono quando non devono accadere, c'è ancora come da sincronizzare i nostri comportamenti con le esigenze della realtà, non ce la faremo. Angelica ha detto, beh, probabile che io non vada lunedì sera, perché se sto qua, il voto per corrispondenza non è ancora ammesso, il capogruppo, ma lei lo dirà, l'ha chiamata per dire, ma il voto di fiducia è un governo che nasce, è una roba importante. Poi al Senato già ci abbiamo, ci va l'intenzione, che devo dire, ieri non era fatto questa bellissima figura dicendo, poi quello mi ha sfilato la... si chiama la ministra Lanzetta, la Lanzetta, che aveva votato insieme a me, glielo dirò, ci va, se accade accade, te la chiudi al libretto, non è che diciamo, dici che è un comportamento scorretto, ognuno come fa quello che può, insomma. Quindi c'è questa imminente esigenza, e quindi è una decisione delicata quella che dobbiamo prendere stasera, che riguarda quindi nell'ordine tre questioni, poi rispondo sulle primarie che non ho potuto fare. La lettera all'Assunta, che magari qualcuno è in condizione di leggere, la decisione sul voto di fiducia, collegata alla prosecuzione di questa protesta barra proposta, e la terza? No, sì, beh, cioè, è la protesta sostanzialmente. Voto di fiducia e protesta, cioè che cosa facciamo? Sostanzialmente, queste sono le tre questioni. Come andiamo avanti? Cosa facciamo rispetto alla fiducia? E se va bene la richiesta che abbiamo fatto alla segretaria regionale. Per la vicenda delle primarie, lo dico perché mi è stato sollevato questo problema dalla candidata Tartaglione, nuova segretaria, durante un forum al Corriere del Mezzogiorno. L'anno scorso, quando si arrivò alla scadenza della legislatura, indipendentemente, diciamo, sia poi quello che è accaduto, io insieme a degli amici a Salerno ho pensato, diciamo, che potesse essere, anche per il sistema di voto che era stato individuato, cioè la doppia preferenza di genere, il momento giusto per promuovere un'occasione di protagonismo legata, diciamo, al territorio, alla competenza, a una militanza che è quella di Angela, che tutti avete conosciuto in questi mesi. E questo indipendentemente da tutto, avendo io poi deciso di fare il candidato a Napoli, dove era già stato eletto nel 2009, grazie anche al sostegno di molti, all'Assemblea Nazionale. Io nel 2009 sono stato eletto nel collegio Castellammare, Penisola Sorrentina, Pompei e Ercolano all'Assemblea, perché progressivamente avevo iniziato il mio viaggio verso... Siamo troppo vecchi per queste favole. Silenzio! Sta parlando un deputato della Repubblica.
Sono fastidi che state dando. No, continua. Silenzio, No, non c'è bisogno, anche perché stiamo raccontando delle verità. Poi non ci credo, anche Letta ha creduto a Renzi e si è trovato pazzi. Allora. Lei veniva dal calzone di Letta e quindi è stato catapultato. Allora, però mi faccia finire, poi la facciamo parlare. Le promette le facciamo tanto, abbiamo tempo. Il tempo delle candele. Allora, quindi io avevo deciso di andare a Napoli contando sul sostegno di alcuni amici napoletani che poi hanno fatto una scelta diversa. Nonostante la scelta diversa di alcuni amici napoletani, non sono tornato indietro e ho detto mi candido a Napoli anche per rompermi le gambe, non ha importanza, tant'è che io avevo consegnato la mia candidatura anche dopo la decisione del gruppo di Mario Casillo di sostenere il senatore Sollo. Questi sono fatti rinvenibili nella memoria di molti napoletani che hanno vissuto quel momento di pathos. La mia candidatura fu consegnata dal segretario provinciale dei giovani Marco Sarracino, fu confermata dal segretario provinciale dell'epoca Gino Cimmino e fu ritirata mezz'ora prima della scadenza, cioè le 20 del 21 di dicembre dello scorso anno, non dello scorso, l'altro ancora, perché avendo registrato che io non avevo nessuna intenzione di tornare a Salerno e quindi di togliere dalla lista Angelico, di provare a fare la binata, e volendo andare io avanti su Napoli sfidando un territorio difficile che ci ha premiato con 8.100 voti in questa tornata, mi fu detto non è necessario che tu faccia questo sacrificio. Probabilmente per proteggermi, perché posso dire con franchezza che sarebbe stato non solo incerto ma molto improbabile un esito positivo. Non ho difficoltà ad ammetterlo, però sarà perché io sono, come dire, un po' amante più che delle cose difficili, quelle impossibili, un po' perché sono attratto dal rapporto con Napoli e la sua provincia, che mi corrisponde naturalmente essendo io un vesuviano. Sarà perché avevo già definito una serie di intese a Salerno che vedevano molti uomini abbinati ad Angelica e che non volevo rompere, ho confermato la scelta di lasciare le cose come stavano a Salerno e quindi sono andato all'avventura a Napoli. Evidentemente sarà piaciuto, diciamo, questo mio gesto, no? Di slancio semi-eroico, votato al sacrificio con molte probabilità, mi è stato detto che servivo per fare altro, probabilmente anche per candidarmi, perché senza quel momento di tutela non sarei potuto essere qui stasera, perché e devo dire questo mi ha gratificato molto, perché aver poi raccolto, grazie al lavoro, alla solidarietà, alla generosità di tanti, molti tra i presenti, questa quantità enorme di consensi, un po' mi fa fare, diciamo così, no? Anche pace con la difficoltà che ho avuto un anno e qualche mese fa. Questo per dire, insomma, forse non ho mai parlato in maniera così dettagliata, tutti l'hanno raccolta questa vicenda in maniera frastagliata, però, insomma, quindi perciò ringrazio il signore sessantenne che mi ha fatto questa domanda. Ma ritorniamo a noi, ritorniamo a questa sera, ritorniamo a quello che sta accadendo, ritorniamo a quello che può accadere. Io ho fatto una volta il consigliere regionale e due volte il parlamentare ormai. Non ho un'esigenza, diciamo così, di riproposizione a tutti i costi. Però uso una formula che è quella che ha usato Letta quando si è fatto, diciamo così, no? Coinvolge nella vicenda della governativa. Cioè ci siamo, lo facciamo con lo sguardo alto sulla realtà, diciamo così, fermo, fisso, senza nessuna disponibilità a mediare al ribasso, trasformando ogni occasione di impegno, di lotta, di proposta in un'occasione di crescita complessiva della iniziativa politica che abbiamo a cuore. In questo caso
diciamo così, questo volo lunghissimo sulla campagna elettorale congressuale ha portato le ali, diciamo, della nostra iniziativa a posarsi su una questione di principio, né più né meno. Ma volete i posti in segretario generale? Anche no, l'ho detto, c'era Giuliano, l'ho detto a un giornalista, ho detto: noi abbiamo presentato la squadra il venerdì, abbiamo fatto i nomi, avevo pregato la candidata destinata al successo che ha avuto di fare altrettanto per evitare di incorrere nelle tensioni che oggi la tengono ostaggio, diciamo così, no? Di pressioni, sollecitazioni, aspirazioni, ambizioni. Era fisiologico che accadesse. Lei mi ha risposto, quando mi ha fatto questo dibattito per il mezzogiorno: tu non ti preoccupare, io in poche ore risolvo e vedrai che entro il martedì la squadra è fatta. Siamo a sabato e stiamo ancora aspettando. Non è che poi, come dice Simona Brandolini, cambi qualcosa nella storia, diciamo, del paese, della campagna, non è, come dire, non c'è un campionato iniziato e non ci sono ritardi che ci portano, insomma, danni particolari. Però anche quella è una roba che, come dire, si vede, non ha funzionato. Io ho detto semplicemente: guarda, io ho presentato dei profili, se vi piacciono, voi potete vedere anche tutti, perché sono i profili che io durante la campagna ho individuato come profili utili a un protagonismo di partito a livello regionale. Non è che si fa la trattativa in nome, due nomi, questo è un altro punto, cioè, che ci tenevo a precisare. Insomma, è stata una bellissima campagna. È stata una bellissima campagna che mi ha portato a conoscere posti meravigliosi, degli incontri carichi di, no? Di entusiasmo, perché sarebbe stato impossibile, se fosse stato così, arrivare al 30%. E credo che sia stato per tutti noi consapevoli, diciamo così, di questo limite, no? Di questo tetto di cristallo che il sistema aveva situato intorno a quella, no, cifra percentuale. Averlo toccato il tetto di cristallo, averlo anche un po', no, graffiato, e comunque, insomma, credo stato per tutti un momento di soddisfazione, perché sappiamo di avere l'altezza giusta per spostarlo o romperlo in una prossima occasione. Quindi grazie innanzitutto, grazie a tutti per quello che avete fatto. Grazie per quello che deciderete. Adesso c'è qualcuno che legge la lettera. Ma puoi leggere anche tu, così apri il tuo intervento. Aspetta un secondo, aspetta un secondo, me li cambio. Cara Assunta, nel confermarti gli auguri di buon lavoro, desidero affidare alla tua sensibilità, oltre che alla tua nuova responsabilità di segretario regionale, la questione che più preme a me e dai sostenitori della mia candidatura, che grazie all'impegno di tanti amici ha ottenuto un buon successo, conseguendo 33.500 voti. Un risultato che, all'ordo delle contestazioni, rappresenta circa il 30% del partito regionale. Un valore importante questo, che sale ad un terzo del totale della base congressuale regionale, se consideriamo i numeri emersi dalla consultazione al netto delle evidenti anomalie. Insieme agli amici che hanno contribuito a determinare quello che per noi è un primo importante successo, intendiamo utilizzare questo risultato e la forza che ne consegue per introdurre in via definitiva, anche in campagna, la trasparenza e la piena correttezza nello svolgimento delle primarie. Come sai, da 6 giorni, insieme ad altri iscritti del Partito Campano, presidio in permanenza la Federazione Provinciale di Salerno, dove ancora una volta si è registrato un afflusso alle primarie che in alcune realtà inizialmente può far pensare a nuovi record di partecipazione, ma che lasciano facilmente immaginare che ci sia la necessità di rivedere le regole che sovrintendono alla costituzione dei seggi e alla verifica sulla regolarità del voto.
L'esigenza di rivedere le regole è riferibile in mero a tutte le ultime occasioni di voto: le primarie per la scelta del sindaco di Napoli, le parlamentari 2012 con i tanti, troppi ricorsi, il congresso nazionale con la convenzione annullata a Salerno e da ultimo le anomalie di domenica scorsa. Pagine queste che danneggiano il partito e che insieme dobbiamo evitare nel futuro. Ormai la campagna è nota a tutti per la pratica di accordi e forzature nella redazione dei verbali di scrutinio. Una tendenza questa che va arginata definitivamente per consentire a noi tutti di coinvolgere in maniera sana i cittadini, spiegando loro che il voto espresso ha un valore assoluto e inattaccabile. Credo non ti sfugga che non possiamo continuare così e per quanto mi riguarda, anche alla luce della responsabilità che mi deriva dall'enorme consenso ricevuto, non posso che porre questa questione in maniera ferma e puntuale, come ho fatto fin dal giorno del voto per il nostro congresso regionale. Ti scrivo perciò per chiederti di definire al più presto un tavolo di lavoro che, in vista della prima assemblea regionale, formuli una proposta di modifica statutaria tesa a disciplinare in maniera trasparente e neutrale la composizione dei seggi, il valore della rappresentanza di lista e la composizione della commissione regionale di garanzia. Questioni queste poste già senza successo prima del congresso regionale dai miei rappresentanti in seno agli organismi di garanzia, che se fossero state accolte avrebbero sicuramente evitato questa coda polemica. La protesta per quanto accaduto a Salerno si trasforma così in una proposta che, se accolta, ci consentirà di sospendere il presidio permanente in vista della decisione dell'assemblea regionale. In attesa di conoscere le tue valutazioni in merito, mi riservo di decidere modalità e forme di prosieguo della nostra iniziativa politica che, ripeto, ha come unico obiettivo la moralizzazione della vita interna del partito e la disciplina trasparente del sistema principale di selezione della nostra classe dirigente, il voto democratico. Quindi mi sembra evidente che la proposta che facciamo di richiesta alla segretaria regionale, se siete d'accordo, e su questo siamo qui per ascoltare anche le vostre opinioni in merito al prosieguo della nostra attività, e soprattutto siamo qui perché Guglielmo l'ha detto, io ieri sera ho annunciato a Matrix che siamo qui in presidio presso questa sede del partito per batterci per un principio di trasparenza per le prossime, per il futuro, per le prossime elezioni primarie, e quindi alla luce della scadenza dell'importante appuntamento che c'è lunedì, vorrei insieme a voi assumere una decisione sul comportamento da tenere e su ciò che riteniamo giusto dover fare in questo momento, in quanto mi sento di rappresentarvi e quindi come tale vorrei assumere con voi questa decisione. Il capogruppo Zanda, il capogruppo al Senato, mi ha chiamato dicendomi che, invitandomi ovviamente ad andare lunedì a votare la fiducia al governo, e dicendomi che sarebbe stato lui a farsi carico di portare le nostre esigenze, la nostra proposta, di sostenere la nostra proposta rispetto al segretario del partito, in questo segretario del partito, e rispetto alla direzione nazionale del partito. Quindi il suo è stato un impegno a portare la vicenda agli organi del partito a livello nazionale. Io mi sono riservata, vi ho detto che stasera noi avremmo fatto un'assemblea e che all'esito delle decisioni della nostra assemblea vi avrei fatto sapere quello che noi stasera avremmo deciso.
e quindi vorrei che insieme capiamo qual è il comportamento da tenere, quali sono le garanzie che possiamo ritenere tali rispetto a queste notizie che ci stanno arrivando e quindi decidere il prosieguo. Mi fermo qui e chi vuole intervenire? No, ma è un'assemblea aperta, possono parlare tutti. Vieni. Torino, vieni qua. Vieni qua. Perché vedo un po' di chiarezza sulle cose che avete detto. Posso fare una richiesta preliminare in questo scambio di cortesie? La luce. No, perché? Adesso spiego una cosa, cioè, tu sai come fai? Vieni con Matrix, prima lo fai andare al bar e poi chiedi se puoi parlare della commissione. Prima c'è il sabotaggio dell'assemblea e poi si chiede di partecipare all'assemblea. Noi siamo per dare voce a tutti, ma possiamo avere la luce. Cercheremo subito di farlo, non è facile. Sono il responsabile della sede. Siamo la città io ho ascoltato con molta attenzione, non ero a carica. Giustamente, visto che solo l'ha tenuto i toni bassi perché lo ritenendo pure io, quindi però se non volete farlo là, l'ho fatto ieri sera, tranquillamente, poi sono andato a dormire perché se ho sonno, perché sto partecipando, come sapete. Allora, io non fa piacere che la cara ha tenuto i toni bassi, che è giusto che sia così, però io vorrei dire a quanti stanno qua che l'azione politica iniziata dall'onorevole Vaccaro, che all'inizio aveva un senso. Silenzio! Sentite, non dirò niente di grave perché non sono abituato ad aizzare gli anni, perché io ho 40 anni di militanza in questo partito e diciamo quasi tutti mi vogliono bene. Allora, se mi consenti, perché lavoro, che sono che lavoro, e chi lavora si fa pure bene, se mi consenti. La vicenda, diciamo, ha raccontato l'onorevole Vaccaro, cioè quello che sta facendo l'onorevole Vaccaro all'inizio aveva un senso, ma man mano che passavano le ore, dico io, nei giorni, perdeva sempre di più senso, perché cercherò di spiegarvelo a mio modo. Io sono un tecnico, non sono un oratore, non sono un politico, quindi non ho mai fatto politica quella là che dite voi, quella là che risolve i problemi del mondo. Ho cercato sempre di occuparmi di organizzazione, continuo a fare quello, qualcuno dice che lo faccio anche bene. Dunque, da questo è andato in questi termini qua. Primo, c'è una contraddizione in termini, in questa azione. Onorevole Vaccaro all'inizio di questa vicenda si è preso un impegno solenne di non contestare i risultati che vengono fuori dalla commissione di cui faccio parte io. C'è un altro autorevole compagno della commissione qua che sta qua con noi, quindi se dico qualcosa di sbagliato l'autorizzo da questo momento a smentire, se dico qualcosa diciamo di diverso dalla verità. L'onorevole Vaccaro ha firmato questo impegno, che qualsiasi risultato venisse fuori dalla commissione non doveva essere, lui non l'avrebbe contestato, e da questo punto di vista diciamo già l'azione politica perdeva senso durante la strada, perché l'azione, diciamo, il risultato è stato accettato all'unanimità in questa commissione. Oltre noi che siamo eletti ci sono i rappresentanti di tutti i candidati e nessuno ha contestato il risultato che è venuto fuori. I ricorsi di cui parlava l'onorevole Vaccaro sono stati esaminati, anche quelli fanno parte dei risultati, e sono stati rigettati all'unanimità, compresi i componenti, cioè i rappresentanti dell'onorevole Vaccaro, compresi i rappresentanti dell'onorevole Tartaglione, compresi i rappresentanti di Mani. Quindi diciamo, da questo punto di vista, quando mi riguarda, la protesta ha poco senso. Andiamo avanti. L'onorevole Vaccaro giustamente dice le primarie. Come si debbono fare le primarie? Guardate, io ho fatto parte, fra le altre cose, della costituente di questo partito, cioè le 11 persone incaricate dai partiti che hanno formato il Partito Democratico di fare a Salerno, non volevo cara, allora non c'erano altre cose da fare, io c'ero.
Noi in quel, di, quel dibattito, nella discussione regionale, sì, abbiamo messo 90.000 voti per sì, lei. No, ma sicura, beh, ma non è di quella condizione. Sì, ma cioè, no, eravamo in 11. Cioè, ho detto eravamo in 11, ho detto c'ero solo io. Quindi praticamente non è che sono uno che viene così. Sono stato indicato fra gli 11 e nella provincia di Salerno per costruire il Partito Democratico di Salerno. Quindi non è che sono uno che viene dalla strada. Allora dicevo, una delle cose di cui noi eravamo fieri, chi ha lavorato su queste cose, era finalmente avevamo trovato la soluzione alla selezione della classe dirigente. Le primarie nascono qualche anno fa, sono nate in Italia, non sono nate come nei paesi anglosassoni 300 anni fa, nascono qualche anno fa e hanno bisogno di essere, di avere una giusta naturale evoluzione. Però non è così, a mio parere, che si fanno le cose. Perché? Perché successivamente è successa un'altra cosa. La commissione di garanzia e la commissione per il complesso di cui faccio parte ha mandato all'onorevole Vaccaro un deliberato in cui deliberava, siccome la prima assemblea, cioè che sarà quello che deciderà la nostra sorte da fra 10 giorni adesso, ha deliberato di mettere la prima volta, cioè appena ci riuniamo, di istituire una commissione per stabilire nuove regole per le primarie. Quindi tutto quello che l'onorevole Vaccaro ha chiesto, che ha chiesto ancora stasera, l'onorevole Tartaglioni ha già detto che è d'accordo su quello che ha scritto adesso, l'ha detto sui giornali, l'ha detto a me, sui giornali, quello che ha scritto adesso l'onorevole Vaccaro, quindi io non capisco, tranne che ci siano, quindi non posso, una persona che su Andreottiano a dire la coppa penso male. C'ho tante cose da pensare, cioè vengo da quella cultura, però adesso non capisco più questa azione che a mio parere dovrebbe finire stasera. E fra l'altro, chiedo scusa, dove sta il cattivo nel mio pensiero? Qua forse veramente sono cattivo. Qualcuno, io ho cercato di colloquiare, di mediare questa situazione, perché non andava bene che un partito che deve lavorare con le europee, deve lavorare per tante, c'era il problema del governo, stavamo tutti in tensione per problemi anche salernitani. Quindi a questo punto qua non capisco perché questa sede debba uscire fuori dalla possibilità di organizzarsi per queste cose. Quindi non c'è secondo me alcun senso. Quindi io prego l'onorevole Vaccaro, la butterà la famiglia sicuramente, l'onorevole Vaccaro e il senatore Sargese di lasciare stasera questa sede come si era capito, perché se poi è successa ancora qualche altra cosa che dobbiamo aspettare altre scadenze che a mio parere potrebbero essere discusse fuori da questa sede, io non so più come fare. Io credo di essere stato chiaro negli assunti, c'è la collega della commissione che è Bruce Benedito, per quanto riguarda i risultati, quanto riguarda l'ultima cosa, scusi, poi vedo che non ho la mente politica per poter mettere in ordine un discorso logico, c'è stato pure il problema dei rappresentanti di lista. Su questo punto qua, chi mi conosce sa benissimo, mi sono battuto anche precedentemente, mi dispiace che l'ho fatto con dei giovani, che sono poi la linfa del nostro partito, che per avere un incarico nel nostro partito bisogna avere un minimo di militanza. Minimo di militanza, cioè non è possibile che uno viene la mattina, si iscrive e diventa dirigente. Questo si chiedeva da parte di amici dell'onorevole Vaccaro. Cioè noi quando abbiamo fatto la delibera in commissione regionale che i rappresentanti di lista dovevano essere iscritti, non dovevano avere 10 anni di militanza, ma iscritti, cioè dovevano essere riconoscibili, perché guardate, uno dei problemi delle primarie sono le infiltrazioni da parte della destra. Questo è il vero problema delle primarie, quello che dobbiamo risolvere è quello. E non credo, scusa, se mi consenti il problema è quello. Facciamo concludere. No, io non ho conosciuto tutti, grazie pure per la parola. Quindi il problema vero è quello dell'infiltrazione a cui dobbiamo tutti quanti insieme, cercare di mettere un freno. Perché i nostri dirigenti, guardate, non vengo a casa, il candidato del Partito Democratico, la Tartaglione del Partito Democratico, devono essere votate da persone del Partito Democratico. Quindi i rappresentanti di lista, così come abbiamo detto in commissione, dovevano vigilare soprattutto su questo. Ecco perché devono essere iscritti al Partito Democratico. E non c'è stata nessuna volontà da parte di nessuno di mettere fuori nessuno. Erano aperte le primarie? Le primarie sono aperte sicuramente, ma se sono private dal Partito Democratico devono essere gestite dal Partito Democratico. E poi si aprono agli elettori, hai ragione, forse mi sono convocato a lui. No, perché ci sono 20 interventi. No, io volevo dire. Per chiarezza, per dire.
questo è un appello, ma mi sento di farlo anche a nome della, della commissione che ha preso anche dei provvedimenti, la commissione di garanzia ha preso anche dei provvedimenti in queste ore disciplinari per l'onorevole Orcala, quindi in pratica la cosa sta andando oltre. C'è Liana che vuole. Sì, no, vai, 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 adesso. Grazie, grazie Donino. Bravo! Eliana, aspetta un secondo. Vai. Buonasera a tutti. Donino mi ha presentato, io sono stata e sono componente della commissione di garanzia generale. Però io voglio fare un passo indietro. Eliana Mancini. A quando insomma, abbiamo cominciato questi lavori per la commissione, e, diciamo c'è stata più di una proposta proprio in relazione insomma, a quello che, allo svolgimento del congresso, relativamente al fatto per esempio della costituzione dei seggi. Mi ricordo che fu proposto il sorteggio. Una premessa fondamentale è questa, che è chiaro che la commissione funziona con il principio democratico, quindi chiaramente si vota e si vota a maggioranza, anche se diciamo si dovrebbe raggiungere l'unanimità. Questo per dire che comunque delle proposte. La tua posizione era a favore del sorteggio. Era a favore del sorteggio. Donino! Era a favore del sorteggio. C'era un problema, insomma, che non c'era la disponibilità chiaramente di un elenco di persone che si rendessero disponibili per fare il, insomma, gli scrutatori. Poi successivamente mi sono fatta promotrice di portare un adeguamento sulla scheda elettorale affinché anche i rappresentanti di lista potessero firmare la scheda elettorale proprio in previsione di quello che sarebbe potuto accadere, che poi probabilmente è accaduto, non si sa. Relativamente ai ricorsi che sono stati presentati, c'è un problema e anche questo va risolto, Tony, va risolto. Perché è chiaro, allora nel momento in cui viene presentato un ricorso bisogna poi presentare le prove per questo ricorso, che sono un po' difficili da produrre. Allora anche qui ci sarebbe una discussione da fare, no? Su chi firma il verbale, su come viene firmato il verbale. Ti devo correggere sul fatto dell'unanimità della delibera della commissione di approvazione dei risultati, perché non è stata l'unanimità, in quanto io il mattino dopo ho. Come eravamo rimasti poi alla riunione, avevo insomma, manifestato non essere insomma, favorevole col deliberato e poi tra l'altro la camera non la fa parlare. Scusa, oppure accendi la luce. E poi voglio dire che l'approvazione definitiva si avrà lunedì. Tra l'altro c'è un altro dato secondo me inquietante, perché mi sono fatta promotrice di un'altra cosa. Ho chiesto, ma non da oggi, da lunedì, che ci venisse fornito il rendiconto finanziario, perché anche quello, voglio dire, è fondamentale, no? Per fare chiarezza. Ecco, allora vi dico che noi da lunedì ho fatto la richiesta. Prima non ho fatto richiesta di convocazione della commissione mettendo all'ordine del giorno il rendiconto finanziario. Mi è stato risposto, quindi però tu non mi fai parlare. Dopo due giorni mi è arrivata la convocazione della commissione per venerdì, poi la commissione è stata rinviata a lunedì e in questa convocazione viene inviato una caterva di documentazione relativa ai seggi, ai voti, tranne il rendiconto finanziario. Richiedo di nuovo il rendiconto finanziario e mi viene detto: guarda, siamo in attesa dei dati dal provinciale. Ci hanno assicurato che lunedì, prima della commissione, arriveranno questi dati. Anche su questo io aprirei un'ampia riflessione. Non l'abbiamo detto prima, scusami, nella proposta del siccome poi c'è qualcuno che ha l'esigenza di tornare, io ho già registrato gli interventi di Budiglion, poi c'è qualcun altro. Io. Sì, okay, Giuliana Di Fiore, del Prima Gennale, allora esterno. Via, nell'ordine io vedo. Sì, allora io intervengo e mi presento, io vengo da Napoli, sono Alfredo Budiglion, sono un iscritto al Partito Democratico, sono stato eletto all'Assemblea del PD e ho chiesto di intervenire anche per sottolineare un punto, nel senso che come Tonino
Anch'io vengo da una lunga militanza, mi sono riscritto recentemente al PD, vengo da una storia diversa da quella di Guglielmo, vengo dal Partito Comunista, sono stato dirigente dei Democratici di Sinistra, sono stato consigliere comunale a Napoli. Dico questo perché questa vicenda di cui stiamo discutendo è una vicenda che non riguarda solo Salerno, non è una bega interna a un partito o una sede di partito, è una vicenda più grossa. Dico in premessa però, e lo dico pacatamente, senza fare polemiche, che come iscritto al Partito Democratico e come chi viene da una lunga storia di militanza, sono sempre stato abituato che ovunque ci siano sede di partiti, queste sono casa mia. E quindi il fatto che in una sede di... Bravo! Quindi il fatto che in una sede di partito, un'assemblea di eletti all'assemblea regionale di questo partito, con parlamentare della Repubblica di questo partito, si tolga la luce, si cerca di impedire la discussione, diciamo, è un punto di partenza sbagliato. E quindi anche questo è un elemento di riflessione. Dopodiché questa vicenda delle primarie, Guglielmo lo diceva, non è una questione di principio, guardate, io l'ho detto nella dichiarazione che poi ho fatto qui e che Guglielmo poi ha messo online. Le primarie in una fase politica così difficile di rapporto con i nostri elettori sono un patto tra un partito che cerca disperatamente di recuperare un rapporto con i territori, con i propri elettori e questo popolo che noi vogliamo riportare all'interno di questo partito. Ovviamente se questo partito ritornasse a essere un grande partito popolare che rappresenta i territori ricco di iscritti, probabilmente le primarie per eleggere i propri dirigenti diciamo non sarebbero primarie aperte agli elettori, secondo qualcuno. Lo facciamo perché ci siamo resi conto che in qualche maniera abbiamo perso questo rapporto, abbiamo perso la fiducia da parte del nostro elettorato. Allora questa vicenda è veramente una vicenda fondativa per questo partito e se c'è solamente un dubbio, se ci sono dei casi anomali, diciamo queste cose vengono prima anche della discussione sui contenuti, vengono prima delle battaglie politiche. Quindi io ritengo che questa sia una battaglia sacrosanta e ripeto, non è una vicenda che riguarda Salerno, è una vicenda che riguarda il Partito Democratico Campania, è una vicenda che riguarda il Partito Democratico in genere, perché se noi tradiamo questa fiducia e la tradiamo perché al di là dei ricorsi, badate, io qui forse c'è stato una non comprensione, qui nessuno mette in discussione i risultati delle primarie che ci sono state. La segretaria del partito, la mia segretaria del Partito Democratico della Campania è Assunta Tartaglione e sarebbe stata Assunta Tartaglione anche se non ci fossero state le leggerezze, le migliaia di voti che semplicemente facendo un confronto tra quanti votavano in determinati seggi e quanti votavano in altre parti d'Italia, diciamo saltava agli occhi, al di là della buona fede di chi ci stava, che c'era qualcosa che non andava. Quindi qua nessuno mette in discussione questa cosa. Quello che si mette in discussione è, diciamo, per il futuro, proprio perché le primarie sono un elemento fondativo. Tonino, non so se ci sta ancora in sala. Non mi ha convinto, io lo devo dire con grande franchezza, si denotava anche una difficoltà sua, anche in buona fede. Il fatto stesso che lui diceva e partiva dal fatto che le primarie in realtà le stiamo facendo per la prima volta. Quante primarie abbiamo fatto noi in questo partito? Le primarie sono fondative, quindi è chiaro che c'è qualcosa che non va, e lo diceva lui stesso che c'era qualcosa che non va. Che significa che i rappresentanti di seggio dovevano riconoscere gli elettori? Ma perché noi siamo così pervasivi del territorio che conosciamo gli elettori uno per uno? Ma che stiamo dicendo? Qui c'è qualcosa di diverso. E quindi, diciamo, questa vicenda va portata in qualche maniera fino in fondo. Io sulle scelte concrete ho una mia idea, non so se c'è Angelica. Io credo che Angelica e Guglielmo devono andare a votare la fiducia. Io credo che è assurdo che Guglielmo deve andare a votare la fiducia, perché guardate, se no possono Angelica
guardate, perché sennò si rischia di fare, diciamo, altri tipi di dietrologia, perché Angelica e Guglielmo fanno riferimento al presidente uscente Enrico Letta per tanti altri motivi. Quindi, e io riconosco che Renzi è il segretario del mio partito ed è il presidente del Consiglio, poi possiamo discutere di tutto, però questo è lo stato dei fatti. Noi siamo iscritti a questo Partito Democratico e ci dobbiamo tirare su le maniche, perché è una fase difficilissima per la politica, per il Partito Democratico, di qui ai prossimi mesi. Quindi io credo che Angelica e Guglielmo devono andare a votare la fiducia. Questo non significa e non, diciamo, non mette in discussione il valore di questa battaglia e anche la scelta che possiamo fare di continuare a fare questa battaglia politica nelle forme che decidiamo di fare, nel senso che Guglielmo e Angelica possono fare una staffetta per cui Angelica va a votare la fiducia, che si vota prima al Senato e poi alla Camera, e si danno il cambio e la sede continua a rimanere occupata. Possiamo trovare altre forme, e lo dico perché diciamo, non fraintendetevi, noi questa battaglia la dobbiamo portare fino in fondo, perché lo dicevo all'inizio, questa è una battaglia fondativa, è il patto attraverso cui stare insieme oggi e per il prossimo futuro, per le prossime primarie, per la selezione del sindaco di Napoli, del presidente della regione, per le parlamentarie, per le parlamentari europee, eccetera. Quindi diciamo, questa è la mia opinione, poi ne discutiamo. Quindi io sono per continuare nelle forme che ci decidiamo, anche continuare a occupare questa sede di partito, perché diciamo, una battaglia non violenta, che simbolica, ovviamente. Tonino diceva, Assunta Tartaglione ha risposto sulla stampa. Io francamente queste dichiarazioni non le ho viste. Ho visto tantissime dichiarazioni sulla stampa. Se Assunta Tartaglione, in risposta alla lettera di Guglielmo e Angelica, dà un segno, che è un segno di buonsenso, di buona volontà, come diceva Tonino, e quindi quando ci riuniamo come assemblea decidiamo al primo punto all'ordine del giorno la nomina di una commissione per rivedere su principi che abbiamo detto, che sono principi, diciamo, di vivere comune, queste cose, bene, allora abbiamo raggiunto il nostro obiettivo. Se però non c'è questa pronuncia pubblica di buon senso, che io mi rendo conto che è anche una questione politica, di principio, per tutte le vicende che attengono anche a Salerno, alla battaglia che ci sta, eccetera, e allora dobbiamo proseguire questa battaglia nelle forme che decidiamo, fermo restando che la mia opinione è che sia Angelica che Guglielmo devono andare a votare la fiducia a Renzi. Allora, anch'io vengo da Napoli e abbiamo preso la parola forse due napoletani, perché poi dobbiamo tornare, i napoletani sono più vicini. Mi chiamo Giuliana Di Fiore, ho anch'io un'esperienza meno di lunga data, ma comunque un'esperienza nel Partito Democratico. Mi sono candidata nelle primarie del 2007, allora facevo l'assessore provinciale a Napoli. Sarò rapidissima, perché volevo soltanto sottolineare, visto che i punti sono tre, le tre impostazioni. Io sono, per mia vocazione personale e professionale, donna di regole. Credo che le regole debbano essere semplici, chiare, certe e trasparenti, ma poi una volta che siano semplici, chiare, certe e trasparenti, vadano rispettate. E però le regole non si decidono quando si apre la scatola del Monopoli, le regole si decidono quando la scatola è chiusa nel cassetto, dopodiché si apre la scatola. E allora è chiaro, indiscutibile il punto che non sono in discussione le primarie passate, da quelle del 2007 a quelle di domenica scorsa, ma dalle esperienze negative delle primarie passate, cioè non siamo all'anno zero delle primarie. Già nel 2007 io personalmente ho visto succedere cose nei seggi incredibili, ho visto con i miei occhi sostituzioni di scatole con schede votate nel 2007, ma l'esperienza del sindaco a Napoli, del candidato sindaco, che peraltro lo ricordo perché forse questa cosa non è chiara, quelle primarie hanno consegnato la città di Napoli ad altri, no? Quindi, come dire, se è vero che l'esperienza delle primarie, come diceva Tonino, è un'esperienza tutta interna al Partito Democratico, che è il primo che le ha applicate, che in qualche modo dà una ventata
di novità e di cambiamento, quando poi queste regole, chi le ha messe, le disattende durante il gioco, abbiamo un effetto boomerang che consegniamo, e questo è il rischio che noi avremo con le regionali e avremo con le comunali a Napoli o dovunque si faranno le amministrative. Quindi io credo che sul punto, sul primo punto, e cioè sul chiedere regole certe, che sono sicuramente quelle che Guglielmo, nel, come dire, nella sua pacatezza e anche nel suo minimo contenuto ha chiesto, cioè una commissione di garanzia che sia come dire, determinata prioristicamente in persone individuate, che abbia una durata stabilita, che non agisca mai in regime di prorogatio, ma che quando scada venga sostituita, e poi voglio dire, non voglio entrare nel merito, e quella della minima garanzia del sorteggio di chi sta in un, che, come dire, per chi ha un substrato democratico, mi sembra che stiamo chiedendo veramente il minimo. Dicevo, noi su questo io credo che non possiamo recedere, perché qua non è una questione politica, è una questione di precondizioni, e quindi non si scende. Come si ottengono? Allora, io questo oserei fare un passo ulteriore rispetto a quello che ha detto Alfredo. Sicuramente le dichiarazioni della stampa, io non so, ma io un giorno leggo una cosa e un giorno leggo un'altra, quindi forse io chiederei proprio un impegno un po' più stringente. Per esempio, se noi scriviamo una lettera, mi farebbe piacere avere una lettera di risposta, cioè una cosa che sia scritta con un'assunzione di responsabilità dal nostro segretario, ribadisco, dal nostro, di tutti, segretario regionale, che dice nelle modalità che si stabiliscono si farà una commissione equamente rappresentata per le precondizioni dell'esercizio democratico. Questa è la prima cosa che io chiederei in risposta. La modalità con cui questa protesta va avanti fino a che non arriva una cosa, io non posso, non posso pensare che noi non possiamo stare nella casa del partito. Non posso pensare altro, cioè noi siamo dentro un partito, chiediamo democrazia dentro un partito, chiediamo chiarezza dentro un partito, lo facciamo in una sede istituzionale, non mi sembra che ci sia nulla che va fuori. E peraltro non chiedo, mi dispiace per quelli che rimangono, io me ne vado, quindi è più facile, però voglio dire, secondo me è giusto che non ci sia la luce, è simbolico. È estremamente simbolico di chi vuole chiarezza rispetto a chi vuole mantenere nel bravo. Allora, se luce deve essere, se trasparenza deve essere dappertutto e in ogni luogo. Terza cosa, anch'io credo che questa protesta non può compromettere il livello parlamentare. Anch'io credo che loro debbano votare, ma credo che possa essere un'occasione per ricordare al livello parlamentare, ed è l'ultimo passaggio che volevo fare, che esiste anche un sud, perché non ci dimentichiamo che se è vero che l'attuale governo in maniera eclatante, ma diciamocelo, anche prima il sud non aveva questa copiosa rappresentanza, e anche perché facciamo gioco con questo oscurantismo, come dire, va bene, ma tanto quelli sono opachi, hanno le loro beghe, chi deve assurgere sono altri. Allora, in qualche modo, far capire che questa protesta, che è una protesta, come dire, che non ha nulla della protesta violenta, o anzi, diciamo, questa potrebbe essere un'occasione. Se Zanna ti ha chiamato, se Zanna o il capogruppo o chiunque altro si fa portavoce del fatto che in qualche modo un partito nazionale non può venire qua soltanto a chiedere i voti, perché poi viene a chiedere i voti, perché quei voti servono per battere Berlusconi o chi sarà il centro, no, sarà sempre Berlusconi. Allora, in qualche modo questo può essere anche un segnale che dà visibilità a quella parte di partito
che chiede poche cose, chiede regole certe per mettersi al confronto. Poi noi ci presenteremo alle parlamentarie, eccetera, eccetera. E se non avremo i voti, non avremo i voti, saremo minoranza. Ma in qualche modo che ci sia questa possibilità, è solo questo che in qualche modo chiediamo. Quindi, concludendo, io credo che voi dobbiate andare a votare, ma dovete in questo momento storico, visto che quindi il vostro voto, soprattutto quello del Senato per il gioco dei numeri, è particolarmente prezioso, allora fare anche una questione per far conoscere a chi non vuole conoscere che c'è una realtà al sud che in qualche modo va tutelata e va protetta essendo una realtà di minoranza. Spero di farlo con tono sereno, perché mi sono anche autolanciata l'assa vicino assai serena, quindi cerco di portare un contributo costruttivo, perché tu hai fatto un intervento raccontandoci una meravigliosa poesia per mezz'ora sull'importanza delle primarie, per poi concludere che alle primarie si può tranquillamente derogare per ragioni di apparato, che io ho trovato una cosa insopportabile, perché veramente le primarie, come tu hai detto nella prima bella parte del tuo intervento, sono una cosa fondamentale, sono l'elemento costitutivo del nostro partito, importanti e fondamentali nel momento in cui noi selezioniamo la classe dirigente del partito, figuriamoci quanto sono importanti e fondamentali quando selezioniamo la classe parlamentare, cioè il nostro legislatore. Per cui io credo che quello che tu hai chiesto sia assolutamente insufficiente a garantire la serietà e la correttezza dello svolgimento delle primarie. Perché quando noi abbiamo fatto le parlamentari lo scorso anno, abbiamo avuto episodi in conseguenza dei quali in parecchi comuni in cui si è votato, alle parlamentari si sono registrati più voti che alle elezioni politiche stesse. E se non è questo, diciamo, un primo vulnus nel significato che per noi devono avere le primarie, quale può essere? Cioè, assolutamente sul piano delle regole è un discorso, diciamo, meno importante della valutazione innanzitutto politica. E allora io credo che non è sufficiente, condizione necessaria ma non sufficiente quella che è stata posta questa sera, perché per le primarie bisogna assicurare sì un meccanismo di trasparenza e partecipazione che garantisca tutte le parti che partecipano alla competizione, ma va anche assicurato un meccanismo di tutela del merito e del territorio che ci garantisca rispetto alla possibilità che il partito poi faccia esattamente quello che dice, e cioè selezioni davvero la sua classe dirigente, la sua classe parlamentare attraverso le primarie, e non ci ritroviamo poi i paracadutati dall'alto che calano sulla testa di quelli che hanno più o meno correttamente partecipato alla competizione delle primarie. E allora io credo che la protesta vada portata nei luoghi in cui si decide, perché io voglio che il Partito Nazionale dia delle garanzie rispetto alla modalità con cui si fanno le primarie e non ci faccia giocare, tra virgolette, facendoci concorrere magari alle parlamentarie ieri e alle primarie oggi per la selezione dei nostri gruppi dirigenti, per poi farci calare comunque delle decisioni dall'alto.
per cui noi dobbiamo avere dei meccanismi di garanzia nello statuto nazionale, non nello statuto regionale della Regione Campania, anche perché io non ci sto alla rappresentazione per la quale la Regione Campania è maglia nera d'Italia. La Regione Campania non può essere maglia nera d'Italia, non possiamo autoproclamarci maglia nera d'Italia, anche perché la selezione della classe dirigente a livello nazionale è avvenuta con metodi poco convincenti in moltissime regioni e non solo in Campania. E noi di questo, come gruppo dirigente di questo partito, non ci possiamo lavare le mani. Per cui noi questa protesta, ma la necessità di avere dei meccanismi seri di selezione della nostra classe dirigente la dobbiamo portare nei luoghi dove si decide. E questo non è il luogo dove si decidono queste cose. Questa è la sede della Federazione Provinciale di Salerno, che deve avere la possibilità di continuare a lavorare sul territorio per radicare il lavoro di questo partito sul territorio, perché altrimenti noi ci limitiamo a fare una protesta che appare come una provocazione, a non comportarci da dirigenti di questo partito, perché non portiamo la nostra voce nei luoghi dove si decide, ma la portiamo sui giornali, la portiamo sui media, quindi non ci comportiamo come politici, ci comportiamo come fashion blogger per guadagnare unicamente un po' di pubblicità. E io rispetto a questo non ci sto, perché significa che noi anche qui stasera stiamo facendo una poesia e non vogliamo assolutamente cambiare nulla. Ma io sono Lelo De Stefano Chiavellino, dico subito alla persona che mi ha preceduto, che non conosco, che ovviamente questa è un'assemblea di un'area che sta insieme da tanti anni e che questa esperienza di stasera non è che la fa per la prima volta, voglio dire, ci vediamo a Salerno, in questa, anche in questa immagine un po' triste, devo dire, per chi ha parlato prima, rispetto a iniziative che abbiamo fatto a Caserta, ad Avellino, a Napoli. E del quale un po' mi vergogno, devo dire, mentre tutta la democrazia della nostra disponibilità è nelle parole della persona che mi ha preceduto, quindi far parlare i dissenzienti o far parlare chi non appartiene a questa area è un altissimo, come dire, un'altissima disponibilità democratica. Quindi io credo, volendo fare una battuta rispetto alle cose che Giuliano diceva prima, che non c'è la luce, ma mi ricordo se è quel verso dell'Ecclesiaste, che quando più fitte sono le tenebre è più bello attendere la luce, perché bisogna forzare l'aurora a nascere, quindi inseguiamo questa luce. Diamo un senso, questa è la mia opinione, alla battaglia di stasera, lo dico perché Guglielmo sa che io e lui ci conosciamo da anni, c'è anche un affetto e un'amicizia. Quindi il primo messaggio che passa, lo voglio dire, io sono venuto anche nelle serate precedenti qua, è che il messaggio che deve passare da qui, perciò lui l'ha fatto qua, è che noi non abbiamo paura. Il primo punto è questo. Guglielmo prima, salutandoci, ha detto, perché lui, io ricordo anni fa, garantì la mia elezione al congresso nazionale della Margherita con i voti di Salerno, perché De Mita impediva, io avevo conquistato dei delegati, ma impediva la mia elezione al congresso nazionale, e noi ci vedemmo e fu un bel gesto di solidarietà oltre che di libertà. Quindi chi è che prima ha detto che Guglielmo non ha i voti o non fa politica o è stato catapultato? È una grande bugia, perché Guglielmo i voti li ha dimostrati sia quando si è candidato alla regione, sia, vorrei dire, a chi sostiene che a Salerno non ce li ha, avendo contribuito alla prima d'Italia che è stata eletta alle primarie di Salerno, cioè la senatrice Saggese. Quindi io non capisco anche questa sorta di ritorno di un'accusa che non c'è, perché lui ha tenuto in piedi anche un baluardo di libertà in Regione Campania, perché la vera partita, amici, lo voglio dire, perché era questa la cosa principale, sono le prossime regionali, perché qua nessuno deve pensare, come ho letto dai giornali di stamattina, che è già deciso chi sarà lo sfidante, il concorrente del partito, cioè, che ha già perso in questa regione, ha già perso, e noi dobbiamo avere il coraggio, lo dica Guglielmo, di dirlo in tutta la regione. Allora, se un consiglio io posso dare questa sera è che
le iniziative politiche vanno fatte, politiche, a Caserta, a Napoli, a Benevento, ad Avellino, per dire che occorre cambiare il Partito Democratico. Il nostro 30% deve servire a questo, a trasmettere al segretario regionale che noi siamo stanchi degli accordicchi nelle stanze, che non è possibile, non si può pensare che il Partito Democratico possa vincere in Campania se i personaggi che 50 anni fa, io guardate, ho fatto un convegno sull'acqua a Napoli organizzato alla UIL, Caldoro, lo sapete cosa mi ha detto a fine intervento? Ovviamente voi, se avete letto qualcosa, io contesto fortemente il nuovo decreto di riordino degli atti. Mi ha detto, ma io non c'entra niente, il PD una volta mi faceva trattare con Gava, De Mita e Povicino, e oggi invece sono diversi protagonisti, ma sono le quarte file di una volta. E allora, signori, è il PD questo? O è il peggio delle storie del DS e della Margherita che invece viene messo insieme? Allora, se tutto questo ha un senso, perché altrimenti io leggo nei volti di tutti un po' la stessa ragione della del nostro impegno, non c'è in mezzo a noi chi aspetta la clientela, non c'è in mezzo a noi chi aspetta il posto di lavoro, bene o male siamo tutte persone affermate, Alfredo ha parlato prima, ci vede insieme da tanti anni, cioè non c'è, a noi ci muove la passione politica. E allora il gesto più forte, lo dico, è proprio quello che da questa assemblea viene l'invito ad Angelica, più che a Guglielmo, perché bene o male del voto di Guglielmo, visto che alla Camera sono il nostro voto esperto, si preoccupano di più del voto della senatrice, perché lì il gioco è molto importante. Beh, deve partire un invito e una dimostrazione di serietà, oltre che di senso istituzionale, che viene da questa sala, cioè alla lettera di Guglielmo, che è quella nobile trasmessa alla segretaria regionale, si aggiunge il nostro invito esplicito all'unanimità, all'assemblea, per non cedere alle strumentalizzazioni in vita. E cosa chiedere in cambio? Non per trattative. Io ho sentito il primo intervento, quello di quel signore Tonini, che parlava di rappresentanti di lista, il sindaco di Salerno è venuto ad Avellino a fare un'assemblea con quelli che avevano capeggiato la lista contro il sindaco di Avellino. Quelli non erano iscritti al PD fino a qualche tempo fa, quindi voglio dire, non è che l'iscrizione al PD la decide qualcuno, l'iscrizione al PD è frutto di militanza e anche, se volete, di convincimento, quindi voglio dire, non si può, non è che si alza qualcuno, noi siamo abituati molto a questa cosa, vero, lui essendo figli di un percorso molto di opposizione con De Mita, quindi capiamo benissimo tutto quello che voi state passando in questo momento, però noi non dobbiamo aver paura, allora è giusta anche la battaglia sulle primarie, le primarie devono avere delle regole, altrimenti di primarie si può morire. Guardate che è una cosa vergognosa che il Presidente del Consiglio sia scelta da una competizione così. Nel Vallo di Lauro, per quanto riguarda la nostra provincia, noi abbiamo perso, altrimenti la Castagnola non ha avuto il 51%, abbiamo raggiunto il 40%, ma avremmo vinto senza quei 1500 voti fantasma in paesini di 100, 200, 300 abitanti che avevano 300 schede nell'urna. Allora, perciò è un sistema che va cambiato, è un sistema che va abolito, perché o si dà una regola seria o non può una classe dirigente venire fuori in questo modo. Per quanto ci riguarda, e chiudo, lo stile, lo dico a Guglielmo, è quello che Enrico Letta ha manifestato oggi all'atto dello scambio della campanella. Per noi, quelli che sono arroganti, quelli che pensano di essere più furbi degli altri, o prepotenti, o quelli che dicono una cosa e ne fanno un'altra, devono essere trattati così, con quello stile, perché noi sappiamo che ci sono ragioni che la ragione non conosce. Sono quelli della nostra passione, del nostro cuore e del nostro impegno nel fare politica. Per cui a te auguri e complimenti. C'è qualcun altro? Anna. Anna, vai. Ascolta un attimo, il sindaco di Avellino, Mattarazzo.
Allora io ne approfitto invece per salutare tutti quanti voi che avete deciso di farci compagnia per qualche ora dopo una settimana, e io vorrei aprire il mio intervento dicendo che sono d'accordo con Gina Suspo, che era la ragazza che è intervenuta prima di me. Sono d'accordo con Gina partendo da un lato. Noi non possiamo fermarci ad essere la maglia nera d'Italia. Non possiamo piangerci addosso, che è uno dei mali che ci ha sempre contraddistinto, ma dobbiamo, per usare una frase che c'è cara, trasformare i vincoli in opportunità. Cioè, per una volta, partendo da un dato di fatto, perché nessuno si sta inventando niente, ci sono dei dati strani. Partendo da questa situazione, abbiamo oggi la possibilità di cambiare e di essere per la prima volta noi traino delle altre regioni. In che modo? Facendo patrimonio del Partito Democratico la proposta che è uscita da questa assemblea, che uscirà da questa assemblea. Ma c'è di più, non solo noi la dobbiamo rendere patrimonio del Partito Democratico, ma dobbiamo fare in modo che diventi reale. Non è vero, come diceva Tonino Pagano prima, noi siamo arrivati, non sapevamo chi fare gli scrutatori, i presidenti per il sorteggio. Basta il buonsenso. Ogni circolo potrebbe tranquillamente fare, perché ogni circolo lo sa, un albo degli scrutatori e da lì partire e fare il sorteggio. Non stiamo parlando di formule matematiche, di premi, no. No, è sano vivere insieme, nulla di più. Quindi, partendo da questa prima riflessione, secondo me, poiché tra l'altro un altro dei mali del nostro partito è che siamo il partito dei proclami e delle cose poi mai realizzate, noi non dobbiamo fermarci, non possiamo accontentarci di un si riunirà l'assemblea regionale, delibererà, farà una commissione, no, non ci servono. Gli impegni devono diventare fatti. Nel momento in cui sono scritte nere su bianco, allora a quel punto noi potremmo dirci soddisfatti. Ma di una risposta aleatoria e non reale a noi non basta. Quindi secondo me noi da qui non possiamo muoverci. Sono d'accordo con chi dice che Angelica se ne deve andare, ma questo significa che deve andare a votare la fiducia. Se Angelica deve andare a votare la fiducia, però questo significa che noi, insieme anche ovviamente a quanti di voi dalle altre province possono farci in un certo senso compagnia, dobbiamo avere la responsabilità di restare fermi e soprattutto non arretrare di un passo, perché adesso è quello che loro si aspettano da noi, che ci accontentiamo, sì, vabbè, poi vediamo. No, dice Renzi, il futuro è adesso, ok, adesso vogliamo le risposte, ma risposte che siano atti concreti. Dopodiché speriamo che la Tartaglione magari domani, essendo domenica, avrà il tempo di venirsi a fare una passeggiata qui, anche alla luce delle riflessioni che sono che usciranno per la sera, alla luce del sole, alla luce del sole, visto che di mattina. E magari già nella giornata di domani si potrà trovare una sintesi che riuscirà a rendere più agevole poi il proseguo della nostra attività. Grazie, grazie a tutti. Grazie. C'è qualcun altro? Ah sì, Bedaccia. Riprendetelo. Se si scarica, vado qua. Io volevo soltanto volevo soltanto aggiungere qualcosina, anche se è stato più o meno detto tutto. Io sono felicissimo di aver fatto questa esperienza, che penso ricorderò per tutta la mia vita, perché in alcuni pochi anni di attività politica, ma intensi, diciamo, ho sempre sognato di fare un'occupazione del partito. Ma memore dell'esperienza delle occupazioni al liceo, quelli erano momenti che con tutte, diciamo, le motivazioni di vacanze, di anticipo delle vacanze di natalizie e così via, erano momenti nei quali si creava anche un momento di aggregazione tra le persone, si discuteva anche di problemi, ci si conosceva meglio tra studenti di tutte le età e anche di varie classi diverse. Erano momenti che erano importanti per la crescita di ognuno di noi. Questa sarà un'esperienza che ricorderò per me per tutta la vita, perché mi ha dato la possibilità di vivere anche il partito, un'esperienza umana, anche il rapporto con delle persone in maniera diversa rispetto a come l'avevo vissuta finora. Ma io penso sarà un'esperienza importantissima anche per coloro i quali hanno vissuto con noi nelle altre stanze, diciamo, la nostra occupazione. E queste, per chi non lo sapesse, queste notti abbiamo dormito in questa stanza, diciamo, gli occupanti, nell'altra stanza gli occupati.
Nelle altre stanze le persone erano quasi costrette a non poter accedere a queste stanze, nonostante ogni tanto andassimo anche noi ad offrire un caffè, a fare gli onori di casa, diciamo. Questo ci ha permesso anche di vivere con alcune persone un rapporto che in questi anni era venuto meno, o non si era mai costruito, non si è mai avuta la volontà di volerlo costruire. L'emblema di questo fatto è quello che vediamo ora. Dopo l'intervento di Guglielmo, i responsabili della sede, così come le persone che erano venute qui ad ascoltare la nostra assemblea, sono uscite fuori dalla stanza. Io avrei voluto che le persone che hanno deciso anche di staccare la corrente e quindi di farci fare questa romantica assemblea a lume di candela, che avessero ascoltato gli interventi tutti e magari sarebbero anche intervenuti. A me dispiace leggere da parte di responsabili del nostro partito salernitano degli attacchi violenti, frontali e volgari nei confronti di parlamentari, ma anche di militanti che sono in questa sede e che come me, diciamo, hanno fatto anni di militanza e anni di sacrificio per questo partito. Mi avrebbe fatto molto piacere vederli qui in questa sede, vederli ascoltare le nostre parole e ascoltare quello che avevano loro da dire. Anche perché io non capisco loro cosa ci contestano. Cioè, noi siamo venuti domenica con Guglielmo in questa sede per contestare inizialmente dei risultati elettorali che sono stati, diciamo, con dei ricorsi sono stati bocciati dalla commissione e abbiamo preso atto del risultato definitivo della Tartaglione, alla quale va il nostro augurio. Dopodiché abbiamo deciso di creare attraverso questa nostra occupazione, diciamo, una possibilità di sviluppo e di crescita per il nostro partito, che fosse proprio quella di regolamentare il nostro percorso, che ormai è divenuto l'emblema del Partito Democratico e il partito delle primarie, regolamentarlo per quelli che verranno dopo. Io mi sono sentito prima di tutto interessato, in quanto sono un ragazzo di 25, quasi 26 anni, che probabilmente più di tante persone svolgerò primarie nel mio futuro, e io vorrò che le mie primarie, così come nel passato, saranno regolamentate, precise e trasparenti come le vogliamo noi. Io personalmente, diciamo, ho subito un'esperienza non del tutto piacevole nell'ultimo congresso provinciale. Ho tenuto, diciamo, la barra dritta assieme a tanti amici rispetto anche alla nostra posizione all'interno del partito, ma quello fu un episodio, diciamo, che mise in evidenza quelle che erano delle difficoltà e anche delle volontà evidenti all'interno del nostro partito, della nostra provincia, che si sono ripresentate con le convenzioni provinciali, con le nazionali e con questo congresso regionale. Ebbene, io il mio unico obiettivo, la mia unica speranza e la mia unica volontà è che questo clima di questa sera, in questa atmosfera così calda, e le nostre proposte che sono state elaborate da Guglielmo con la condivisione di tutti quanti rappresentino, diciamo, la forza del partito in provincia di Salerno per i prossimi mesi, ma rappresentino anche la forza del Partito Democratico in tutta la Regione Campania, che in tutte le province della Regione Campania si adotti questo documento, che in assemblea regionale si presenti questo documento e che la segretaria regionale se ne faccia portatrice in assemblea. Così daremmo, diciamo, per la prima volta come Campania, come diceva Gina Fusco, il buon esempio per tutte le altre regioni d'Italia e la dimostrazione reale della nostra volontà di cambiare le regole per cambiare anche il paese. Grazie. Io volevo, Tonino Pagano prima ha citato gli indici della commissione per il congresso costituente, di cui io facevo parte, e l'ha citato come esempio rispetto ad una novità, quella delle primarie, che il costituente Partito Democratico si apprestava a svolgere. In quella sede, per la costituzione dei seggi, noi stabilimmo una regola che non era fissata dal regolamento nazionale, che prevedeva la possibilità ad ogni un rappresentante dei tre candidati, ricordate essere allora Veltroni, Letta e Bindi, per la costituzione del seggio, e stabilimmo in quella sede una distinzione rispetto ai presidenti dei seggi nel 25% per l'area Bindi, 25% per i sostenitori di Letta e 50% per i sostenitori di Veltroni. Quelle primarie portarono a Salerno 101.000 persone a votare, con una folla e un'organizzazione di seggi, come dire, che all'epoca fu un successo, ma in ogni caso credo che le difficoltà, che pure allora furono evidenti in alcuni comuni, furono, diciamo, equilibrate proprio da questa regola di cui quella commissione si dotò.
Successivamente io sono stato anche, ho avuto l'onore e l'onere di essere il primo presidente della commissione di garanzia del PD a Salerno. Noi stabilimmo queste regole anche in assenza di una regolamentazione delle primarie per le successive primarie. Questa volta su 600 componenti dei seggi di Salerno, gli scrutatori, diciamo, di riferimento del candidato Vaccaro sono stati 7. Allora, se è vero che il principio democratico a cui Pagano faceva riferimento è applicato indipendentemente da tutto, mi pare che 7 su 600 sia qualcosa di poco più dello 0,1% o l'1% rispetto al 23%, credo che comunque ci sia qualche differenza. Allora, detto questo, come spirito, diciamo, come polemica, come constatazione, è chiaro che il regolamento regionale deve sicuramente prevedere regole stringenti, perché ormai siamo il partito delle primarie, quindi, come hanno detto bene prima di me, questo è uno strumento a cui ricorreremo spesso, e quindi di conseguenza ormai si sono